Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Call of Duty Modern Warfare Remastered. Oggi ci attendono epici momenti di guerriglia urbana. Dovremo aiutare molte squadre alleate in difficoltà mentre assaltiamo la città. E pare proprio che ci sia anche una bella bomba atomica ad attenderci. Nel frattempo la squadra di Soap viene abbattuta e dovranno farsi strada fra le armate russe. Buona visione! Perfetto, ritorniamo in compagnia del sergente Paul Jackson, che si ritrova nel bel mezzo della peggiore rivolta che si sia mai vista in Medio Oriente. Dopo una giornata di intensi scontri, i marini americani sono bloccati nella città dove Al-Assad si è rifugiato. Il conflitto si è ulteriormente inasprito nella capitale, dove il corpo delle contrade è necessario. Fermi la posizione, le coordinate 527619, passo. Ricevuto, bravo 6, passo. Bravo 6, un Abrams è bloccato in acqua, segnale di chiamata Warpink. Ponete l'assio, la vostra unità è vicina, passo. Ricevuto, bravo in arrivo. Arriviamo. Chiudo. Sì, ma signori, io sono venuto qua per combattere, non per sbloccare i carri armati che sono rimasti infangati nelle pozzanghere. Bloccato a 500 metri a sud da qui. Andiamo. Ma siamo l'ultima ruota del carro, gente. Ma non ci rispetta nessuno. Porco cane, guarda, sono tutti trincerati là sopra. Occhio. Porco cane, è praticamente un nido di mitragliatrici. Dobbiamo avanzare. È più facile di schiaffarsi, ragazzi. Aspetta, ok, vediamo di eliminarli. Ma ora c'è... Ah, spare, no! Ok, proviamo a passare dal lato. Signore, si levi dai maroni? Ok, attiva il visore notturno, che cosa buona e tanto giusta. Facciamo molta attenzione. Guarda il furbacchione là dietro. Ok. Ragazzi, copritemi! Oh, marone, quanta gente c'è qua dentro? Un bel pop, ok. Erano tutti trincerati qua. Ok, molta meno gente. Perfetto. Jackson, tu e Rojcevic, andate di sopra. Noi copriremo questa entrata, andate! Va bene. Signore, scusi, era... Non si era accorto di noi. Ci pensiamo noi. Volevo dire questo. Guarda quanta gente. Faccio fatica a vederli tuttavia. Sparo alla cieca e tanti saluti. Maronne. Mi sono esplose cose in faccia in ogni senso buono. Toglimi il visore notturno, che sto facendo davvero più confusione che altro. Ah, eccoli laggiù. Ok, qua non c'è nessuno. Avanziamo. Aspetta che c'è sicuramente la pistola. Prendiamo questo amichevole AK-47. E chi si è visto si è visto. Aspetta, c'è un signore dietro il divanetto. C'è anche il cugino. C'è qualche altro membro familiare da queste parti? Occhio. No, la zona sembra relativamente tranquilla. Lo sapevo io. Ok, dovremmo averli eliminati tutti, gente. Con la loro mitragliatrice ai fianchi. Tranquilli. Vi forniamo fuoco di copertura, di soppressione, di come cocchio si chiama, non mi ricordo mai. Signori, mi stanno venendo i peggio attacchi epilettici. Ok, credo che resti ancora qualcuno là sopra. Forse qualcuno l'ha fatta, non lo so nemmeno io. Ok, qua intanto stanno facendo saltare le porte. C'è nessuno? Ma chi hai sparato? Ah, mio portatile. Oh, ok, sono venuto qui praticamente solo per questo. Ok, vediamo di raggrupparci col resto delle forze al piano di sotto. Soldato, come procede la situazione là fuori? Signore, è pieno di nemici là fuori. Ah, ok, grazie di avermi avvertito. Aspetta. Guarda quanti, possiamo esplodere tutte le auto. Se c'è qualcuno dietro un'auto morirà male male. Faccio un bel barbecue. Ok, ottimo. Guardalo sopra il tatticone. Perfetto, eliminato. C'aveva un cugino sotto. Il cugino di secondo grado che tentava di attraversare la strada. Guarda lì, continuano ad arrivare. Ma cos'è? Ma vi hanno clonato, dai. E non è possibile. Ok, aspetta che mi metto in questo edificio. Sicuramente avranno dei portatili nascosti. Per tirare una bomba a mano tatticamente alone. Perfetto. Vediamo di non farci attaccare all'improvviso. Occhio, occhio che ci sparano anche dall'autostrada, gente. Attenzione. Tutti i soldati. West, sali sul tetto e falli saltare col javelin. Sì, signore. Col javelin? Ma siete scemi nel cervello. West è a terra. Jackson, prendi il javelin. Ovviamente, Jackson, ovviamente mi scaricano tutto il lavoro pesante a me. Aspetta. Vabbè, ragazzi, non posso far tutto io. E poi è quel cocchio di javelin. Ah, eccolo laggiù. Brilla di luce proprio praticamente. E olè, preso. Sì, un attimo. Devo salire al piano superiore, altrimenti non riesco ad intravederli. E... Ah, eccoli, stanno arrivando. Ragazzi, se mi coprite per qualche secondo non sarebbe male. E che sto a fa? Porco cane, dammi un attimo. Dai, vai, piccolo missilozzo. Dove sei andato? E... Olè! Wow! Ok, uno l'abbiamo distrutto. Abbiamo fatto fuori anche un po' di soldati. Vai col numero due. Quindi va verso l'alto e poi torna verso il basso. Figata assurda. Guarda quanti soldati che ci sono nel frattempo. Ida! Occhio! Chi è che mi ha spinto? Qualcuno mi ha spinto? Che è successo? Ah, t'ho visto! Non fare furbacchione! Ti fanno sotto maiore e poi scappano via i bastardi. Guarda quante armi a terra. Allora, prendiamo un G3. Non mi ricordo neanche che cocchio di arma fosse. Perfetto, sembra molto seria. Signori,
se vi date una mossa con quella recinzione, perché ci stanno ancora sparando direttamente dal ponte. Anzi, stanno cercando di aggirarci per colpirci meglio. Signore, io mi leverei da lì perché ho visto molti proiettili passare attraverso la parete. Avanzate, avanzate. Guarda, tutti i tatticoni sotto cielo, fa tutti i fighettoni. Sì, grazie, mi hai messo il culo in faccia. Perfetto. Dove sono i portatili? A funghi, dove vuoi che siamo? Porco cane, è una brutta zona. Ci potrebbero attaccare in qualunque momento. Ok, dovremmo essere arrivati. Amici, siamo giunti a salvarvi. Ecco laggiù il carro armato. E vabbè, ma quanti cocchi di nemici non ci sono? È pieno zeppo di gente dovunque. Non mi passate davanti, gente. Non è la migliore delle vostre idee. Ok, mi pare una buona idea. Usatela allora. Ok, cerchiamo di aggirare il nemico in qualche modo. Speravo che me l'avrebbero fatta usare, invece no, dannazione. La usano loro in automatico. Oh, guarda quanti! Siamo davvero circondati. Aspetta, è morto. Aia, mi sparano. Mi metto dietro questo barile antipro... Non era molto antiproiettile, vabbè, dettagli. Aspetta, aspetta, ok, eliminato. Ce n'è un altro lì dietro. Porco cane. Oh, c'erano tutti con me. Aspetta, come facciamo a farli fuori tutti? Sono praticamente dovunque. Aspetta, un attimo. Oh, cane delle granate, aia. Come Charlie, bravo 6. Richiediamo supporto aereo per la missione, passo. Negativo, bravo 6. Sono attesa di un nemico all'ista della vostra posizione, finché non verrà eliminato. Non possiamo rischiare inviando altri elicotteri, passo. Jackson, elimina quello senza più e consenti l'invio di supporto aereo. Lopez, Gaines, seguitelo. Ovviamente chiedono me. Eh beh, certo, 8 miliardi di soldati, ma Jackson deve far praticamente tutto. Aspetta, c'è veramente... No, scusi! Scusi, non l'avevo vista, collega, porti pazienza. Occhio, occhio, ostili davanti a noi. Gli è partito via male il missile. Capite che non è l'unico. Ok, cugino morto male dall'altra parte. Quanti sono ancora? L'ho visto, l'ho visto. Eccolo laggiù il tizio. Ok, l'ho eliminato. Oh, che faticaccio, signore, ha bisogno di aiuto? No, sono arrivato tardi, mi dispiace. Jackson, piazza il C4 sul cassone, muoviti. Vabbè, ma non c'è nessuno per utilizzarlo, va bene comunque. Ok, aspettate. Jackson, fai saltare. Bomba, un movimento sessuale. Ok, a posto. Oh, da dove? Dove stanno arrivando adesso? La nostra posizione al supporto aereo. Piazza il trasmettitore IR e guidali qui. Chiudo. Ovviamente lo devo fare io. No, scusi. Teoricamente ho sparato a uno dei nostri, ma non ci sono le prove. Facciamo finta di nulla. Allora, devo mettere il trasmettitore. Dove? Aia. Ah, ok, qua giù, ragazzi. Coprite il telone. Perfetto. Piazzalo. Maronne, ci stanno cribellando di colpi. Sono tutti trincerati là dentro. Non posso prendere niente a aprire fuoco su di loro. Ok, finalmente, gente. Oh, l'incarico è stato molto più difficile del previsto. Alla facciaccia vostra, santo cielo. Vi insegno io a ribellarvi. Oh. Un'altra giornata di onesto lavoro, signori. No, tutti morti, direi. Grazie, signore, è stato un piacere conoscerla. Che probabilmente morirà battuto fra due secondi. Area di atterraggio sicura, mandate ingegneri. È ora di far muovere il carro. Chi è che ha graffitato il carro armato? Ma dai, gente, avanti. Ascoltate, dobbiamo portare il carro immediatamente via da qui. Staremo in assetto difensivo, qui, qui e qui, nel fango. E prenderemo tempo finché i ingegneri faranno partire il carro. Chiaro? Sì, ma non si dipinge sui carri armati. Dai, un po' di rispetto, ragazzi. Oh, ritorniamo da Soap McTavish, che era a bordo dell'elicottero assieme al signor Nikolai. L'avevamo appena salvato, se vi ricordate. Quindi siamo ancora sopra i cieli della Russia. Ore mi pare un po' tanto, Forse si intendeva alle ore 7. L'avete tradotto male, gente. Quello è un missile, signori. Quello è un missile che ci sta per colpire. Missile in arrivo, occhio. Yay, ci hanno abbattuto. Mi sa che arriveremo un po' più tardi. Perché nessuno chiude mai il portellone? Cioè, è un miracolo se siamo ancora all'interno del velivolo. Ah, che sfiga. Ragazzi, ma è una gioia sta giornata, Sono vivo, incredibile ma vero, sono ancora vivo. Non è che ci hanno già trovato. Ah no, ok, Price, per un secondo mi ero spaventato. Signore, mi dia un aiutino. Sei ancora tutto intero. Su. L'elicottero no, invece. Prima che arrivino le squadre di ricerca. Ok, grazie, signore. La colonna vertebrale è sopravvalutata. Sui caduti. Olsen e i piloti sono morti, signore. Merda. Ok, almeno abbiamo un'arma, mi consolo. Il punto di estrazione non è lontano da qui. Muoviamoci. Sì, sono decisamente morti tanto male.
Ok, aspetta che abbandoniamo la pistola. Prendi un MP5, cosa buona e tanto giusta. Ci serviranno un bel po' di proiettili, gente. AC-130 di supporto in arrivo, ma ci vorrà un po' di tempo perché siano nelle condizioni di assistervi. Basso. Ricevuto, bravo 6, chiudo. Una C-130, eh? Da un po' non ero in missione con uno di quelli. Sì, la fortezza volante mi pare che lo chiamino, non vorrei dire una boiata. Signore, veicoli in arrivo da nord. Ok, rifugiamoci là sotto, sotto la galleria. Presto. Vabbè, ponte, non stiamo a fare i precisini, avanti. Bene, muoviamoci. Quindi ci stanno ovviamente dando la caccia. Ti pareva che non dovevamo passare sopra un villaggio di ribelli? Dio, e ora lo dobbiamo attraversare senza farci uccidere male male. Qualcuno vuole aprire la porta? Perché ovviamente non lo potrò fare io. Fermi, abbiamo compagnia. Oh oh, sì, vedo un bel po' di soldati. Ehi oh, ma che succede qua? Mi avete spaventato le vacche. Ma stati buono, vecchio, che te ne do tante. Che ti faccio cambiare nazionalità, porca di quelli per porca. Ok, mi sa che gli stanno chiedendo di noi probabilmente. Andiamo qui, bastardi, prima che uccidano il vecchio. Va bene, che penso mi? Aspetta. Ehi, che dribblone non ha fatto, porco cane. Non mi passate davanti. Ne abbiamo già parlato, gente. Ah, che brutta azione, però. Che brutta azione disorganizzata. Ok, li abbiamo eliminati tutti. Lo prendo come un sì, signore. C'ha mica un portatile da prestarci? Ma no, è un pastore, lui, Lon, dai. Come fa a avere i portatili? Area sicura. Ok, procediamo. Corriamo in mezzo ai campi? Perfetto. Occhio. Ok, la zona sembra relativamente tranquilla. Non possiamo prendere un veicolo e fuggire, scusate. Mi sembra la tattica migliore, gente. Beh, non il trattore laggiù. Decisamente non quello. Elicottero, elicottero, occhio. Tutti bassi, tutti buoni. State giù. State giù. Ma non ci può vedere, siamo in mezzo all'erbetta. Direi che vogliono o riprendersi Nicolai o uccidere proprio noi nello specifico. Andiamo. Posto. Ci possiamo rifugiare qua dentro, scusate. In effetti. Ma sì, dai, che ci si passa. Tiro una scarpata qua e ti apro tutto io. Contatto a ore 6. Oh no, ci hanno già sgamato. Aspetta. Non fateli avvicinare, non fateli avvicinare, gente. Oh cane. Trattore, proteggici tu. Aspetta. Apritemi. Non mi devo alzare perché non li vedo. Ok. Ah, eccoli laggiù. Perfetto. Morto, male uno. Stanno scendendo dall'elicottero. Porco cane. Aspetta. Vediamo se può sparargli. Più di faccia di scapparsi. Ora c'è. Ti muovi troppo. Ok, l'ho preso. L'ho preso, l'ho preso. Hai scivolato male di sotto, poverino. Aspetta. Corro, 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 corro. E ora ho visto un gnomo per un secondo. Lontani dalle finestre, gente. Di quelli per porco, ho detto lontani dalle finestre. Si può salire? Ok. Sento un'esplosione, mi sono spaventato. Eccoli che si stanno avvicinando. Vai avanti e cerca un'uscita. Ok, occhio. Sgamato, perfetto. Porco cane. Oh, mi hanno fregato alla grande. Ragazzi, potete coprirmi cortesemente intanto che recupero le diottrie. Perfetto. Grazie della copertura, eh. Vabbè, dettagli. Ok, stai bassino, lonino. Niente portatili. Dannazione. Sono proprio tutti straccioni da ste parti. C'è troppa calma. Dove diavolo sono finiti? Si staranno riorganizzando per bloccarci da qualche parte. Più avanti. Eccolo! Lo dicevo io che lo nascondevano. Oh, perfetto, siamo a 6 su 30. Bene, avrò lasciati tantissimi indietro. Ok, ora che abbiamo il portatile possiamo procedere. Dove poi siamo finiti nel frattempo? Cane, 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 cane! Proprietario del cane! Ah! Piccolo bastardo mi ha morso il culo! Oh! Ma perché devi sempre mordere me? Ma allora vedi che sei bastardo! Ma che cocchio, gente! Dai, che poi gli schiti ce l'hanno con me. Così, ma resta lì a guardare un altro po'. Aspetta. Ok, eliminato, ottimo. Ragazzi, un po' di mira ogni tanto. Dai, che c'è il tizio qua dietro. No, ho sentito un altro cane. Bastardo, aspetta. Gaz, ti ho salvato. Ma non è possibile, ci stiamo facendo battere da madre natura praticamente. Ok, aspetta che c'è un po' di gente laggiù. Ando, vai. Voglio esplodere là. Maronne di ste cocchio di granate accecanti, io giuro, non vi sopporto più. Perfetto, dicevo, fagli esplodere l'auto. Che gli passa la voglia di nascondersi dietro là. Wow, esplosioni brutte, brutte, brutte. Ne, aspetta, aspetta che c'è Capitan Furbizia. Avanzate, gente, avanzate. Ok, direi che li abbiamo fatti fuori tutti. Una strage. L'elicottero è tornato. Dai, oh, ce l'ha con noi proprio, Non sanno dove siamo, a quanto pare. E non devono saperlo. Molto bene, acceleriamo. Muoversi. Per fortuna che siamo di notte, quindi è più difficile riuscire a rilevarci. Oh, ho parato troppo presto. Occhio. Un sacco di gente là. Aspetta, 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 nascondiamoci. Aspettate. In mezzo alle erbacce. Sentinelle sul ponte, là davanti. Sì, e l'elicottero gli sta dando supporto. Ok, lasciamolo passare. Ma state giù. Ma è proprio dietro di noi. La smettete di spingermi, gente.
Sono stanco di essere bullizzato da questa squadra. Ho capito che sono l'ultimo arrivato. Stanno fermando le automobili. Stanno controllando i campi. E certo. Come facciamo ad arrivare? No, spingere! Come facciamo ad arrivare dall'altra parte senza farci vedere? Piano. Oh, maronne. Forse posso farlo fuori in maniera stealth, in corpo a corpo? Non ti girare proprio adesso. Ma sei bastardo! Ma sei bastardo! Ma non vale, dai. Ehi, Bonnie. State, Bonnie. Aspetta, 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 che sto arrivando giù dalla strada. Signore, ci muoia cortesemente, bravo. Ha tentato di... direi che è meglio preoccuparci che di quelli che ci stanno sparando. Ah, perfetto, ci stavano aspettando. Ma che bucio incredibile. Quanti sono? Allora, lancio un paio di bombe a mano che ti passa la voglia di nascondermi, portatili. Aspetta, granata, 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 tutta vostra, gente. Aspetta, corri, 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 corri. Sì, carica. Ok, qua dentro siamo al sicuro. E niente, portatili. Soprattutto qua dentro l'aereo non mi può sparare. Che cosa buona e tanto giusta. Sento urla da destra. Ah, chi urla da destra, infatti. Ah, granata. E basta. Tutti qua dentro, a quanto pare. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, elimina uno. Dove stanno? Ah, eccoli laggiù. Non li vedevo. Ricarica, perfetto. Maronne. Faccio fatica a riconoscere le minacce. Già siamo di notte. Aspetta, più morto. Ok. Ai. E basta. E dai, ok. Ottimo. No. Ci hai provato. Oh, maronne, guarda che sto tizio mi voleva proprio morto. T'ho visto. T'ho visto. Ok, ok, è fuggito. Si è caccato sotto. Dove sei andato? Ok, per fortuna ho trovato un sacco di munizioni per il G36C. Che cosa buona. Tanto giusta, aspetta. Maronne, dai, venite fuori. Bastardi, ok, eliminato. Lancia una granata alone, non sarebbe male. Oh, maronne, ah, t'ho visto, t'ho visto, t'ho visto. Aspetta, 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 aspetta. Elimino io, lo elimino io se ci riesco. I colpi, perfetto. Ah, è scivolato di sotto, perfetto. Ora non dovrebbe più spararci. Chi altro resta? Allora, c'è un tizio laggiù. Il cugino che sarà dietro la porta? No? Niente da fare? Ah, ci stanno sparando dalle finestre. Aspetta che avanzo. Ehi, certo. Ti sigo io a lanciare le granate. Ok, trucidato male male. Aspetta. Mi fido minimamente, sapevo io. Oh, è morce. Aspetta, 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 aspetta. Guardalo lì. Un altro lì sopra. Brutto modo di andarsene. Ah, granata. Tua nonna, santo cielo. Poi me l'hanno tirata, non lo so nemmeno io. Dovrebbe essere probabilmente al piano di sopra. Ah, eccolo lì, eccolo lì. Ok, morto male. Ci sono dei missili Stinger nel fienile. Sof, prendi uno Stinger e abbatti quell'elicottero. Ma perché devo far sempre tutto io? Ma ce l'avete con me allora? Sì, ma offritemi fuoco di copertura che non sarebbe male, aspetta. Ok, spara. Dimmi che l'ho preso, dimmi che l'ho preso, dimmi che l'ho preso, dimmi che l'ho preso. Sta cercando di confondere i nostri missili. Non sarà facile. Sof, prendi un altro Stinger e sparagli ancora. Mettilo alla prova. Ok, eccolo laggiù che sta facendo il giro, ragazzi. Sparate al mitragliere che non sarebbe male. Ok. Questa volta sei mio. Questa volta sei mio, piccolo bastardo. Addio. Oh, decisamente molto meglio. Wow. Sì, direi che sono morti tutti tutti. Lo prendo come un sì. Ora seguitemi, ci muoviamo. Ok, sì signore. Una nuotata interessante. Questo è poco ma sicuro. Tutto questo per salvare Nikolai. Spero che le informazioni che custodisce quell'uomo ci siano utili per riuscire a salvare il mondo ancora una volta. Bravo 6, vi informiamo che la C-130 sta ora entrando nel vostro spazio aereo, passo. Quindi dovrebbero fornirci supporto, non sarebbe male, gente? Bravo 6, qui Warhammer in attesa. Pare che abbiate bisogno di aiuto laggiù, vi ascoltiamo. Warhammer, pericolo imminente, chiediamo fuoco di supporto. Corazzato e fanteria nemica a 100 metri a sud-ovest, passo. Ricevuto, arriviamo. Spara. Ok. Wow. E bravo mister AC-130. Ma poi è, non riesco a vederlo. Che spettacolo. Ha fatto una strage. Fantastico. Wow, ok, facciamo fuori quelli che stanno fuggendo. Forse non serve neanche. Vabbè. Una strage. Ricopriremo fino al punto di estrazione. Ora però muovetevi. Facciamo del nostro meglio, signore. Procediamo. Chiudo. Forza, andiamo. Che pacca che non ha tirato. Bellissima sta scena. Possiamo prendere un'auto, gente? Non sarebbe male? Oh mio Dio. Ti prego, dimmi che possiamo salire a bordo della C-130. Ha una Gatling da 25 mm, un cannone da 40 mm e per non farti mancare nulla, che poi è un mega cannoncione da non so nemmeno io quanto. Maronne, cioè, con questa ci puoi vincere una guerra in pratica. Morte dall'alto, giorno 2. Sì, perché tutto questo è iniziato due giorni fa praticamente. Siamo lungo la strada verso una cittadina est. Richiediamo conferma di copertura. Sì, sì, ci penso io, morirete male, gente. Squadra, non attaccate i bersagli con segnale lampeggiante, sono alleati. Più facile a dirsi che a farsi, almeno non avete usato i colori, mi consolo.
Possiamo anche associare il bianco al nero? Ah, ok, adesso ho capito. E passare dalle varie armi. Un marone. Operatore, la chiesa è nel vostro campo visivo. Non siete autorizzati ad abbattere la chiesa. Non aprite il fuoco sull'edificio. Ok, se no ci arrivano le scomuniche, tranquilli. Non faccio ste boiate. Uno dei veicoli è entrato in attività. Purtroppo non posso ancora aprire il fuoco. Nemici in uscita dalla chiesa. Avvistati nemici in avvicinamento dalla chiesa. Richiediamo permesso di ingaggiare. Ricevuto, permesso accordato. Ingaggiate i veicoli in movimento e tutti i nemici in vista. Oh, finalmente. Ok, eliminati tutti. No, qualcuno vivo. Lasciate intatta la chiesa. Perfetto. Guarda quanti. Ok, ritornano in chiesa, si sono cagati in mano. Occhio, stanno uscendo dal retro. Aspetta un secondo. Un attimo, li elimino tutti io. Già, sono esplosi male male. Aspetta. Possiamo anche silurarli con questa. Aspetta, aspetta, se sparo con questo che botto tiro. Wow! Meraviglioso, meraviglioso. Wildfire, qui Bravo 6. Procediamo verso la strada principale dopo aver superato una grossa chiesa. Continuate a sparare. Bravo 6, chiudo. Permesso accordato. Tutti i bersagli privi di segnale sono nemici. Ingaggiateli. Eccoli laggiù, li vedo. Datemi un secondo. Aspetta che quest'arma ci mette una vita a ricaricarti purtroppo. Però fa dei botti assurdi. Oh mio Dio, dimmi che faccio esplodere la casa. Wow. L'abbiamo sul radar. Aspetta. Stanno provando a fuggire, ma non ce l'hanno fatta. Ok. Un attimo. Li vedo. Dovremmo averli silurati tutti. Ho silurato anche un albero, tanto che c'ero. Aspetta, sono nascosti nei campi. No, fino a che erano già morti, probabilmente. Veicolo in movimento. Negativo. Non attaccate. Ripeto, non attaccate alcun veicolo sull'autostrada. Wildfire, dirottiamo i trasporti civili sulla strada principale. Copriteci. Squadra, non ingaggiate i veicoli in movimento sull'autostrada, sono mezzi civili. Le unità di terra stanno prendendo possesso di mezzi alternativi. Non ingaggiate alcun veicolo sull'autostrada, salvo ordini precisi. Ho capito, non gli sparo. Sei proprio contento, guarda che mezzo aveva. No, se l'è fatta addosso. Wildfire, contrassegniamo i veicoli, confermate la ricezione dei segnali. Ricezione confermata. Squadra, non ingaggiate i veicoli indicati dai segnali lampeggianti. Ripeto, non ingaggiate i veicoli indicati dai segnali lampeggianti. Sono alleati. Ma va! Attenzione, forze ostili preparano un'imboscata su una strada tortuosa. Abbiamo difficoltà a localizzare il villaggio. A che punto è della strada? All'incirca... aspettate. 2 chilometri da voi lungo la strada tortuosa lasciando l'autostrada. Ricevuto. Procediamo verso il villaggio. Rimanete in attesa per ingaggiare bersagli a terra. Forze ostili si stanno schierando lungo la strada. Neanche tanto. Oh, aspetta. Lungo la strada tortuosa, sono nascosti tra gli alberi. Wildfire, ci attaccano, ci serve aiuto. Li ho visti, un attimo di pazienza, squadra, gente. Sentite il fumo ed eliminate nell'origine, liberate la strada ai nostri ragazzi. Ok. Nemici sul tetto di quell'edificio A-U. Edificio A-U, aspetta un secondo. Affermativo, è quello con la struttura quadrata in cima e il tetto piatto e regolare. Ah, ok, li ho visti, aspetta un secondo. Perfetto, eliminati. Wow. Ah, deve far male. Già. Bersaglio centrato. Wildfire, ci avviciniamo all'area di atterraggio alla discarica. Lasciamo i veicoli. Ricevuto, Bravo 6. Squadra, i nostri alleati stanno abbandonando i veicoli per raggiungere a piedi l'area di atterraggio. Non ingaggiate le unità indicate dal segnale lampeggiante. L'ho capito, non sono stupido. I segnali lampeggianti sono nostri alleati. Nemici avvistati presso il rottamaio. Squadra, avanzate ed eliminateli. Ehi, stanno proprio per divertirsi. Sono quasi morti tutti, mob, dettagli. Oh, occhio, stanno uscendo dall'edificio, li ho visti? Aspetta, che proviamo anche crivellarli con la mitragliatrice, tanti saluti. Aspetta, speriamo dalla distanza. Ok. Aspetta che sono anche laggiù, ottimo. Un paio di tizi in fuga qui. Piazzate uomini all'edificio. L'hai preso, deve esservi arrivato a mezzo metro di distanza. No, l'ho proprio cancellato dall'esistenza. Aspetta, che c'è ancora un furbacchione. Ok, occhio che stanno avanzando quelli. Ottimo. Oh, non li ho visti qua sotto. Aspetta un secondo. Sistemato. Perfetto. Sono un paio di furbacchioni da sotto. Wildfire, area di atterraggio raggiunta. Il nemico attacca da ogni direzione. Richiediamo supporto su ogni fronte. Pericolo imminente. Truppe nemiche in avvicinamento presso l'area di atterraggio da ogni fronte. Pericolo imminente. Rimanete nei pressi della calibro 25 sul posto. Eccoli, li ho visti. Perfetto, stanno passando da sotto. Attenzione squadra. Elicotteri alleati in arrivo nella zona. Attenti al fuoco amico. Ricevuto.
Guardali che ci riprovano di nuovo. Ma da dove arriva sta gente? Ok, silurati quasi tutti. Resta il tizio laggiù. E ora non resta più. Che succede? Ok, elicotteri in avvicinamento rapido. Perfetto. Dai, salite a bordo, gente. Controlliamo che non arrivi all'ultimo qualche furbacchione. Procediamo verso gli elicotteri. Grazie per l'aiuto. Bravo 6, chiudo. Si figuri, nessun problema. Proprio un bello spettacolo. Sì, si devono essere divertiti loro là sotto. Tutte esplosioni. Neanche Michael Bay, santo cielo. Squadra, obiettivo al sicuro sotto scorta. Ben fatto, ragazzi. Ricevuto, rientriamo alla base. E abbiamo salvato anche il povero Sop McTavish. Non possiamo farlo morire in Russia. Che facciamo? Ritorniamo in Medio Oriente? Mi sa di sì, con il sergente Paul Jackson. Intensi scontri si sono succeduti per tutta la notte, mentre i marini americani hanno proseguito l'avanzata nella capitale alla ricerca di Kalanda Assad. Si può sentire ancora mentre le forze di Assad si ritirano nel palazzo presidenziale. Comando, qui tenente Vasquez. Warpig in marcia. Non ci perderemo la testa. Ah, non mi dire che lo posso usare, ti prego. Senti, l'ho liberato, come minimo me lo fai utilizzare? Piccolo stellino. Bello lui. Io ho capito, non è World of Tanks. Per favore, andiamo avanti. Mi sta venendo un po' barzotto il carro armato sotto cielo. E olè. Oh maronne, che sta succedendo? Abbiamo nemici in arrivo da nord. Bravo 6, siamo fuori dall'acquitrino. Grazie per l'aiuto. Ti forniremo supporto coprendo il tempo. Wow, Ciccio si è morto malissimo. Siamo ritornati qua, solo che siamo di giorno stavolta. Aspetta, aia, mi stanno a sparare brutto. Oh, e basta. Sono rintanati letteralmente dovunque i bastardi. Ah, guarda lì dove si sono messi. All'interno dell'autobus. Aspetta, un attimo, mi stanno a sparare brutto. Porco cane, qualcuno che mi offrisse copertura, santo cielo. Che prima da girarlo, t'ho visto. Ho visto un bastardo. Quelli sono nostri o sono loro? Mi sa che sono loro, in effetti. Più morto? Più morto, ho detto, bravo Ciccio. Oh, è ancora vivo. No, ok, c'è morto subito dopo. Aspetta. Guardali, guardali. E poi cambiano idea. Mi piace che partono alla carica, poi dicono: no, vabbè, magari è meglio rimandare. Ho già da fare quest'oggi. Aspetta che non ci attacchino loro alle spalle. Aspetta. Appena arrivi sotto, ti siluro direttamente io. Maronne. Caro armato, ci dai una mano, che cocchio, e sparagli. Quanti ne mancano ancora? Avanti, gente. Signore, e in parte è un caro armato. Io mi leverei dei maroni. Aspetta. Ok, morto male. C'erano un paio di cugini qua dietro. E chi si è visto, si è visto. Wow, prego, Oh, tizio non si fa problemi. Possibile imboscata lungo il percorso. Ci muoveremo non appena avrete ripulito l'area davanti a noi. Passo. Ok, cosa potrebbe mai andare storto? Porco cane, non li avevo visti. Aspetta, aspetta, dai, colli laggiù. Artigliere, edificio due piani a ore 1, piano terra. Sono tutti triggerati, l'ho visto. Ok, eliminato giusto in tempo. Oh, mi stanno sparando da tutti, da tutte le parti. È un macello, aspetta. Erano qua in parte. Ok. Tutti qua adesso. Aspetta, che mi tirano le bombe a mano. Bastardi. Oh, aspetta, c'è tutto in parte, c'è tutto in parte. E c'è anche il cugino in parte. Signore in parte, è ancora vivo? No, decisamente molto più morto. Maronne. L'ho visto, perfetto. Sono tutti rintanati in salumeria, a quanto pare. Cioè, non so se è una salumeria. Mob e dettagli. Aspetta. Ammazzati quasi tutti. Signore, venga a giocare con noi. Aspetta, che c'aveva un altro cugino. In parte. Niente portateli qua in salumeria, no, Perfetto. Oh, porco cane. Dall'altra parte della strada. Aspetta. Aspetta. È un attimo. Mi state mettendo troppa ansia. Ok, morto. Molto morto. Aia, mi sparano. Ok, saliamo al piano. T'ho visto. Morici male. No, e basta. Vieni a giocare con noi. Ok, silurato uno, silurato anche il due. Aspetta, aia, mo basta veramente. Ok, dovrebbero essere morti tutti. Controlliamo. È ancora troppo vivo. Una strage. Possiamo avanzare, passo. Affermativo, avanzate e prendete posizione alla curva, passo. Occhio, nemici dall'altra parte della strada. Non mi metto a usare il Dragunov, sennò fra un anno siamo ancora qua considerando la mia mira. Però sto finendo anche le munizie. Mi sa che il Dragunov forse non è la peggiore delle idee, ora che penso bene. Ma ha pochissimi colpi. Aspetta. Ok. Aia, direi che mi hanno visto giusto un attimino. Oh, ma tutti che sparano a me all'improvviso. Ok. Ottimo. Ragazzi, copritemi. Sono tutti rintanati dall'altra parte. Aspetta. Lo prendo da dietro. Oh, lo prendo come? Ok. No, più morto. Aspetta. Oh, è morce. Ok, dobbiamo scendere là sotto. Vediamo un po' se scendere di prepotenza. Maronne, stanno silurando tutti praticamente. Casino.
Oh, eccoli qua. Eccoli qua. Aspetta, aspetta, aspetta. C'è davvero tanta gente lì dentro. Boni. E dai, non è che posso fare i miracoli. Oh, è certo. È il capitano furbizia. Boni. Oh, e basta. Ma non... Aspetta, 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 aspetta. C'ho i pulizi nella vita vera. Ok, mi sono dovuto allontanare perché dannazione, quella zona era praticamente impossibile. Guarda lì. Ah, mi stanno sparando anche da sopra. Ora ho capito perché. Aspetta un secondo. Ok, quelli sopra li hanno trivellati male. Aspetta, un po' di gente là sotto. Abbiamo fatto una carneficina. Aspetta, ma da dov'è? Ma li stanno clonando proprio adesso? Ehi! Maronne! Ci saranno 8 milioni di cadaveri in quella coppia di distanza. Aspetta, 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 aspetta. Che ho visto. Maronne! Tade boni! Granata! Aspetta, 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 ho fatto una boiata delle mie. Ah, che ansietudine. Ok, facciamo il giro. Vediamo se è quello ad attaccarli, che non sarebbe male. Buongiorno. Un salvissimo. Ah, da dove mi hai sparato? Oh, da dove? Ah, non l'avevo neanche visto. È un attimo di pazienza. Ok, ostili dall'altra parte della strada. Aspetta. Bani. Porco cane, ce ne sono veramente troppi. Eliminato. Aspetta. Vabbè, una riunione abbiamo beccato. Granata. Vediamo se ce la faccio. Rilanciata anche abbastanza bene. Dai, ciccio. Questa l'hanno sentita tutta. Più morto. Sono tutti lì sotto, sono tutti lì sotto, sono tutti lì sotto. Maronne. Deve essere un punto di spawn del nemico, a quanto pare. Aspetta. Ok, eliminato uno. Eliminato 826. E basta. Aspetta che li vedo. Guarda, questo è un ottimo punto per riuscire a crivellarli di colpi. C'è ancora qualcuno vivo. Ok, lanciamo un paio di granate là dentro. Magari qualcuno lo pigliamo. Ok, così riduciamo considerevolmente il loro numero. Oh, posso scendere là sotto in qualche modo? Di prepotenza proprio. Mi sono un portimarone di star lassù. Tutto bello appollaiato. Aspetta, aspetta che avanzo. Buongiorno signore, buongiorno ciccio. Ti ho sparato a livello pipino. No! Bastardo, 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 bastardo. Perco cane. Stavo per farmi ammazzare male. Prego, nessuno che mi dia una mano. Tornate indietro e attaccateli sulla destra. Stanno ripiegando. Attenti, potrebbe essere una trappola. Aspetta che c'è un RPD. Piccolo stellino. È che ci vuole un'ora a ricaricare st'arma. Io dicevo per dire, ma ci è voluto veramente un sacco di tempo. Occhio che ci attaccheranno da un momento all'altro conoscendoli. E che detto? Mi sa che abbiamo scelto l'arma giusta per affrontarli. Aspetta, con tutti i tricerati là sopra. Porco cane. Possiamo esplodere un po' di auto? Che cosa buona e tanto giusta? Aspetta che tanto ne approfitto per... No, no, no! Ma sei... Levati, barbone! Ma lo vedi che sei bastardo? Ma porco cane, spero che ti esplodi male male. Pezzo di erba, maledetto. Ok, tornando a noi. Sono difficili. Sì, però se mi passi davanti. Ah, ok, questa è stata una buona idea. Bravi. Ok, così posso avanzare pure io. Corri, 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 corri. Perfetto. Ragazzi, fuoco di copertura. Corro io. Vai, 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 vai. Perfetto. Lancio una bomba a mano. Ok, dovrebbe aver funzionato. Dimmi di sì, dimmi di sì. Ok, dovrei averli fermati. Dai, uomini, avanzate. Forza, serve un cretino che apra questa porta. Procediamo all'eruzione. Ok, bravi ragazzuoli. Dai, praticamente li ho eliminati quasi tutti io. Sicuramente ci saranno altri ostili. Vediamo un po'. Quando gioco salva io mi cacco. Carro armato nemico in arrivo sulla strada. Come carro armato nemico? Aspetta. State bassi. C'è un sacco di soldi. Non mi spingete in avanti. Dovete smetterla. D72 dietro l'edificio Aure 10. Potete ingaggiare e passo. Quello è il nostro? Sul visore termico. Passo alla modalità manuale. No, mi dire che gli spara attraverso il muro. Oh, sta per parare noi. Sta per parare noi. Direi che l'abbiamo preso. Mi sa di sì. Bravo ciccio. Una strage praticamente. Vedete che c'è ancora qualcuno laggiù. Bravi ragazzuoli, davvero ottimo lavoro. Bel colpo, Warping. Ora è un rottame. E adesso andiamocene da qui. Ci siamo quasi. Bravo 6, secondo protone in marcia verso la vostra posizione. Rapporto sulla situazione. Il carico è intatto, siamo quasi all'autostrada 4. E a breve dovremo stabilire il contatto visivo con il secondo protone. Perfetto, vediamo quindi di procedere. Purtroppo il carro armato non ci offrirà più copertura. Quindi siamo letteralmente da soli. Ok, vediamo di avanzare verso la prossima zona. Siamo in campo aperto. Oh, qua ci attaccheranno ma proprio una cifra. No, sembra che i nostri elicotteri stiano arrivando. Non mi ci avvicino più mentre scendono perché lo scorso episodio mi hanno ucciso male male. Oh, ottime notizie. Abbiamo individuato la posizione di Al-Assad. Tutti a bordo, andiamo. Yay, primo io. Sicuramente sarà una trappola. Non penso si farà catturare così facilmente. Nicolai continuava a dire di non attaccare Al-Assad. Marine, forse abbiamo individuato Al-Assad nella capitale. Il primo battaglione già in rotta. Al-Assad potrebbe avere una tentata russa. Dobbiamo agire in fretta. Squadre nette sono già sul posto. I ricognitori e i tecnici hanno eliminato gran parte delle difese aeree, ma le porte di terra di Al-Assad rappresentano ancora un serio pericolo.
Questi vogliono vincere la guerra in 3 giorni praticamente. Mi pare un pochettino veloce, gente. Alla faccia della guerra lampo. Uila, che macello. Questa piccolina la posso usare io, gente? Scusate, che cocchio di proiettili utilizza quest'arma? Porco cane. Beh, è decisamente un assalto in grande stile, come farebbero gli Stati Uniti d'America. Segnali di chiamata qui Overlook, corazzato nemico nel palmetto ovest del fiume. Ok, lo vedo. Proviamo a aprire il fuoco, anzi io apro fuoco sui tizi normali, così tutto è visto. Morideci! Ok, che casino, aspetta che si surriscalda facilmente. Un attimo. Ok, noi distruggiamo quindi tutte le minacce standard. Ok, li ho visti, aspetta. Perfetto, eliminati tutti e voilà. Signore, è arrivato in scivolata, bravo tizio. Dove ci stanno sparando? Lo vedo, aspetta un secondo. Casino, è volata giù una gru nel frattempo. Aspetta che c'è un'altra, ok, presa in pieno. No, li ho fatti fuori tutti. Facciamo esplodere un po' di cisterne così a random, giusto per par condicio. Lo vedo. Ok, abbattuta. Aspetta che c'è un altro carro anche lì. E ora non c'è più. È un numero di magia del The Long Gamer praticamente. Allora mi sparano. Bastardo. Aspetta, esplodere tutto e tutti. Casino, cioè, non rimarrà niente di questa città. L'avremo praticamente rasa al suolo una volta che la guerra è finita. Ma distruggi anche le spaccature. Disegno io a fare super bonus 110. E che cocchio. Ma stiamo atterrando, gente? Ok, ma io non voglio scendere, mi sto divertendo. Okay, aia! Bacheron 200, è ora di portare gli Abram sul fronte. Outlaw qui comando, metà di voi restino lì, il resto procede per 2 chilometri a ovest. Dovete trarre in salvo una vanguardia bloccata in città. No, guardi, per Vanguard manca ancora un po' di tempo, signore. Sì, via. Wow! Ma che t'ha fatto quella povera auto? Ma dai! Vedi, il tuo collega non l'ha investita? Ok, quindi dobbiamo salvare l'avanguardia, presto! Ascoltate, una delle squadre di ricognizione è bloccata e ha bisogno del nostro aiuto. Guarda che non sono quello della pubblicità della Maro Montenegro io, Mi pagano per uccidere i terroristi! Auto, qui Deadly, rientriamo alla base per armi e rifornimenti. Da adesso operi da solo, 2-5. Ok, grazie, 2-5 anche a te, Anzi, 2-6, meglio abbondare. L'avanguardia è bloccata in un'area ad alto rischio. Il fumo verde indica la loro posizione. Wow, bastardi. Attenzione agli alleati vicino ai fumogeni colorati. Portiamo fuori quei ragazzi e andiamocene. Ok, dove andiamo di bello? Presumo da questa parte. Occhio. Trovo dato un terrorista, ho vinto io, primo io. First blood del The Long Gamer. Aspetta, e quanti so, buongiorno. E quanta gente, aspetta, ricarica più rapido ciccio. Bravo Jackson, ottimo. Aspetta, che pieno zeppo di gente. Tira un paio di bombe a mano. Gli scegno io, porca di quelli per porca. E levati, barbone. Aspetta. Vado avanti io. Fotte sega, dove sei? Ti pistoletto la vita, porco cane. Un C3 lo vorrei, grazie. E anche un C2, tanto che ci siamo. Aspetta. Dove sono gli altri? Quanta gente che c'è là dentro. E bomba. Un movimento si svelto, visto. Doppietta. Morto, ok, direi abbastanza morto. Ok, morto male anche tu, perfetto. Qualcun altro vuole del piombo? Piombo gratis per tutti, non fate i complimenti. Perfetto. Alleati al secondo piano, ripeto, alleati al secondo piano. Non mi dire quello che posso, non posso fare. Ok, siete quelli che dobbiamo salvare, gente? Siete voi i nostri salvatori? E lo prendo come un sì? Andiamo prima che si riorganizzino. Ok, scendiamo piano. Tantissimo granata. Aspetta, che pieno tempo di gente. Era un paio di bombe maronne. Questi erano praticamente bloccati dal nemico. Ma che sta... Ok, mi è esploso un missile in parte praticamente. Ma vabbè, dettagli. Aspetta. Ok, sui tetti non c'è nessuno. Mi sono messi con le mitragliatrici, bastardi. C'è qualcuno là sopra? Ah, vedi che c'era qualcuno trincerato furbescamente. E basta sparare, avete un po' rotti i maroni. Ok, aspetta che c'è qualcuno anche a terra. Adesso, perfetto, eliminato. E dai, e basta. Oh, ma che sta gente non capisce quando si deve arrendere. Non possiamo avere supporto degli aerei. E dai, gente. Ok, eliminato questo. Granata, tutta tua, perfetto. Ah, eliminato anche quell'altro. Stiamo a fare a strage. Aspetta, t'ho visto. Ok, possiamo passare. Oh, io me la rischio tantissimo. Vediamo un po', sperando che non ci sia una riunione qua. Era proprio dietro la porta ad aspettarmi il bastardo. E voilà! Ammazzali tutti, Lon!
Questo tizio l'abbiamo ammazzato da dietro la cosa. Perfetto, perfetto. Ok, avanzate gente. Ragazzi, se venite a offrirmi fuoco di supporto. No, ma poco manco per il cocchio. Sparava. Un altro. Ehi, siete clonati nel frattempo. Oh, no, la granata te la lascio, non la voglio. Sono allergico alle esplosioni. Perfetto, a posto. No. Beh, sì, sì, certo, Capitan Furbizia. Aspetta. Beh, si stanno accumulando. Escono dai fottuti cadaveri. Aspetta, aspetta, aspetta che vado là avanti un attimino. Ok, non c'è nessuno. Buongiornissimo. Ma che strage che ho fatto? Ma che zona d'atterraggio? Ma... ah no, credevo sul cattivone, per un secondo sto per sparargli. Aspetta, qua sicuramente avranno un portatile. Date... Non posso andare a piano di sopra? Sì. Sì che posso andare a piano di sopra? Ah, aspetta che c'erano altri cattivoni. Signori, noi stavamo già fuggendo. Non è che avete un portatile? Da... sapevo io. Piccoli bastardi ci hanno provato a nascondermelo. Era il luogo perfetto. Santo spirito videoludico. Ok, forza gente. Tutti a bordo dell'aereo. Non piloto io, tranquilli. Texo torna al Mark 19. Sì, sì, ho capito, ho capito. Come va avanti, tutto bene? Attenzione, abbiamo un problema. Ma guarda un po', chi se lo sarebbe mai aspettato. La squadra Sinsei ha individuato un ordigno nucleare nel palazzo di Al-Assad a ovest. Le squadre in est sono già in arrivo. Tutte le truppe devono ripiegare a est finché l'ordigno non sarà disinnescato. Passo. Wow, sono cagato in mano. No, stanno precipitando. Aia. E ti chiami Deadly non a caso, ciccia, eh. Dobbiamo salvarli, presto. Eh vabbè, ce ne sono tanti di Cobra, siamo nel deserto praticamente. Ok, li vedo laggiù. Ricevuto 2-5, tenete presente che se la testata dovesse esplodere non sarete a distanza di sicurezza. E non porti sfiga, che cocchio. Bene, 2-5, la decisione è vostra, salvate quel pilota se potete, chiudo. Ok, ok, facciamo del nostro meglio, signora, non si preoccupi. Facciamo... Occhio, occhio da destra. Avanzamento parallelo a sud-ovest della vostra posizione verso il luogo dello schianto. Abbiamo 90 secondi, Jackson. Pensa al pilota. Nessuno deve rimanere indietro. Ci penso io, ci penso io. Beh, pensavo di entrare in un edificio, ma mi sono ritrovato rapidamente all'esterno. Ok, copritemi. Signora. Un attimo! Buongiorno, signora, come va? Tutto bene? Salve. Sono il suo delivery. Aspetta, copritemi. Qui ci pensiamo noi, andate. Anzi, in questo caso direi che sono un Uber. Sì, ma porco care, copritemi. Mi stanno sparando sul culo, dai. A posto, cioè, stanno sparando a lei praticamente. Minaccia nucleare nella capitale. Rimanete a minima distanza di sicurezza finché la squadra netta non darà l'ok. E quanti sono? Guardali. Oh, si sono affezionati, eh. Signori, il vostro padrone c'ha un'arma nucleare, non vi ha detto niente? No, eh. Vi lasciano lì a morire, ciao ciao. Fuori di qua, fuori di qua. Tutte gente, americane, contendiamo la presenza di una minaccia nucleare nella città. Le squadre in est sono già sul posto per il disarmo. Ripeto, contendiamo. Gente, direi che siamo un po' tardi. Porco cane, qua ci si muore tutti. No, 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 qua ci si muore. Età. Ma dai, se ce ne fossimo andati ci saremmo salvati. No, Franco, Franco, mi devi 50 euro. Ma porco cane, adesso che mi ridarà. No! Brutto modo di andarsene. Ah, o quello o la bomba atomica, in un modo o nell'altro. Buono signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Wow, non mi aspettavo davvero un finale col botto, nel vero senso della parola, eh. Mi sa che il povero Jackson ci sia schiattato male male. Aia. E va, sono cose che capitano, eh. Al-Assad che fa esplodere la bomba nella propria città. Porco cane, ci ha tirato veramente in trappola. Nei commenti allora fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi mando a recuperare Jackson durante il fallout radioattivo. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!